mi dispiace quando si iniziano a creare gli animi, ma spot pubblicitari a parte, oggi ci troviamo a votare una tassa, un tributo che riguarda effettivamente i cittadini. Vede, io prima avevo fatto una domanda nel capo precedente, cioè della tassa, come mai il comune di Casole continua a finanziare senza controllare il consorzio cimiteriale e come mai non c'è stato nessun eccepimento nella gestione di un consorzio da parte di chi insieme a me che la scorsa consigliatura ha fatto il consorzio, e mi riferisco al sindaco. Oggi è cambiato il direttore, ma prima che cambiasse non è stato eccepito alcun atto da parte del comune di Casole, ma lo è stato fatto invece dal prefetto Cipino del comune di Alzano e dalla commissione prefettizia di Casole. Detto questo, il Consiglio, a mio avviso, oggi non deve festeggiare per niente, perché è la notizia di pochi giorni che il collegamento tra Casole e Arpino, la via Pascoli, una persona ha perso la vita perché un marciapiede era sporco, non era disservato, c'era la presenza di un erbo. E questo tocca nettamente il valore umano, ma anche il disservizio che noi non siamo capaci di rendere. È veramente assurdo quello che è successo. Eppure il Consiglio, secondo il Sindaco, deve festeggiare. Deve festeggiare la riduzione dei costi. Deve festeggiare, cito le sue parole, l'efficientamento del servizio. Sembrerebbe che il sindaco non abiti a Casole, devo pensare. Sembrerebbe che il sindaco si sia trasferito dalla città che lui gestisce. Ma quale efficientamento del servizio? Quale? Sembrerebbe essere tornati 10-20 anni indietro sulla gestione dei rifiuti, sulla raccolta, sulle strade sporche. Abbiamo votato la TASE e abbiamo le strade con la droga. Abbiamo ancora milioni e milioni di euro di transazioni che vengono accumulate sulle buche stradali. Nessuno si preoccupa. Eppure non si capisce perché in questo comune chi deve mettere in sicurezza la presenza di una buca, se la polizia municipale o i lavori pubblici, cosa che funziona negli altri comuni. Pensate che la polizia municipale di Napoli non può andare via in presenza di una buca finché non viene interdetto quel tratto. Invece a Casole no, si lasciano così. E il comune, quindi i cittadini, a fare le spese. È vero ciò che dice il dirigente De Rossi. È una tristezza avere il presidente, non avere il dirigente, non avere il sindaco, cioè parlare è veramente triste. Se poi deve essere un'amministrazione unilaterale, se lo spiego a dire. Io l'ho fatto chiamare perché le funzioni si sono
tutto mi sarei aspettato che chi ha fatto opposizione insieme a me, che arrivasse al punto, probabilmente, se continua così, di fare peggio di chi ci ha preceduto. Ma inizio dalle cose semplici, gli eventi natalizi, abusi senza autorizzazione, la ditta che ha montato le luminarie è stata salvata da un decreto sulla liberalizzazione del governo. E lei che cosa fa? Invece di aprire quella che è la rivoluzione, aprire tutta l'intera città, chi è che vuole fare il Natale a Casoli? Chi è che vuole dare un contributo? Lei chiama tre associazioni, la Confcommercio, zio di un consigliere comunale, la ICAST rappresentata da un candidato delle liste che l'ha sostenuto, e la Prologo sembrerebbe appartenere all'ex sindaco. Poi c'è stato, sì, no? Dimenticavo la Confesercelli, che appartiene al fratello del presidente del Consiglio. Passiamo a quello che è il dominificio, una lista della spesa vera e propria, così come ha fatto con la Giunta, anziché andare a ricercare i tecnici che potevano sopperire alla dirigenza, alla carenza della dirigenza locale, dai centri politici e professionisti del settore privato, che non hanno a che vedere con il settore pubblico. Quindi a qua che impareranno qualcosa, probabilmente passeranno avanti. Stessa cosa per il consorzio cimiteriale, parenti diretti, cosa che lei aveva condannato insieme a me a lui, e invece i parenti diretti di alcuni consiglieri comunali, c'è un giro di un consigliere, c'è colui che un parente di un prestatore di servizi per oranze fuori, e stessa cosa per il controllo di gestione. Ha scelto, solo per ha scelto, si è fatto indicare da una parte politica un ex assessore di Casavaruttore, giunto a sciolta recentemente per presunte infiltrazioni campanilistiche. Passiamo agli atti tecnici, gare di appalto, lo SPRAR è notizia pubblica che lei ha scelto di accogliere gli immigrati, probabilmente sotto pressione prefettizia, probabilmente non sappiamo il motivo, ma che cosa fa? Fa un bando con barriere all'ingresso, cioè la sua dirigenza, non lei, la sua dirigenza, mette delle barriere all'ingresso di questo bando, facendo precludere la partecipazione alle altre associazioni del territorio. Che succede? L'analizziamo in commissione di trasparenza, il bando viene sospeso, un bando in contrasto con le linee guida dell'anticorruzione, e le dico che è in contrasto con le linee, è in contrasto con lo stesso decreto del Ministero dell'Interno sull'accoglienza di immigrati. Viene sospeso, mi auguro che abbiano percepito l'errore, e poi viene prorogato irregolarmente o illegittimamente. Stessa cosa, bando dell'asilo nido, pubblicato, sospeso, prorogato, andando però a incidere sul rischio di perdere i finanziamenti. Vede sindaco, in tutta sincerità, anche sulla TAC si poteva fare di più e si doveva fare di più. Quello che dice De Rosa, che l'aumento è obbligatorio, cioè noi che cosa facciamo? Andiamo a tagliare il costo di un servizio di una società che è in affitto. Quindi io devo prospettare che la società andrà ulteriormente a farlo, a meno che questi non erano costi. A meno che, vabbè, questo lo vedremo nel tempo, sempre lo vedremo nel tempo se è una scelta fatta giusta o una scelta sbagliata. Io al suo posto sicuramente non avrei tagliato Casoliamento, ma mi sarei preoccupato dell'accertamento e della riscossione dei tributi, visto che a Casoli solo il 36% delle persone. Questo è il reale dato, sono le entrate. Le faccio i miei migliori auguri come presidente dell'ANCI, anche se vedo che è imbarazzante non riuscire a gestire la polizia nel suo comune e poi diventare presidente dell'ambito ottimo. E le farò gli auguri sul bilancio, anche se sinceramente andare già in diffida al primo anno di amministrazione, andare fuori termine, non è certo una bella figura. Vede, sì, le...
Ministro, io le consiglio di cambiare a questo punto il suo slogan di rivoluzione di normalità. Tutto sembra fatto, tutto sembra il tutto nel contrario di tutto. Lei non può chiamare rivoluzione quando è un'involuzione. Lei, a ciò che manca alla sua amministrazione, concludo, è una visione politica della città, una visione programmatica. Perché vede, non è con la distribuzione degli incarichi, delle prebende, del nominificio, non è facendosi indicare personaggi politici anziché premiare meglio e capacità che si vanno a risolvere quelle che sono i problemi. Io mi auguro che realmente lei metta mano a questa cosa. Le stesse cose che lei diceva quando era seduto lì, nel banco dell'opposizione, cerchi di non predicare bene la sua realtà. Grazie. Grazie, Consiglio di Cultura.